Il Rotary per la solidarietà e per l'arte sabato 28 settembre 2013 a Venezia. È stato infatti il Gran Teatro La Fenice ad ospitare la rappresentazione della Traviata proposta nel bicentenario verdiano a un pubblico di circa 1000 rotariani suddivisi tra 450 iscritti al distretto 2060 del Nord-Est e 450 agli altri 12 distretti d'Italia e di diversi giovani appartenenti a Rotaract. L'evento è stato organizzato nell'ambito della campagna End Polio Now, fase, ci si augura, finale del progetto Polio Plus, iniziato oltre 20 anni fa su idea di un club italiano e poi recepito e supportato dal Rotary International, che oggi sta collaborando nel completare la vaccinazione a livello mondiale di tutti i bambini contro la poliomielite. Perché questa iniziativa? Beh, è un'iniziativa che viene fatta una volta all'anno in una città straordinaria come questa e viene fatta per sostenere una campagna mondiale che è la campagna antipolio. Il Rotary è stato il primo club service pronto a muoversi su questa strada e oggi, se abbiamo ottenuto risultati mondiali di grandissimo livello, è stato anche per il finanziamento importantissimo di due grosse entità, il Rotary da una parte e la Fondazione Bill Gates dall'altra. Sono presenti i governatori di tutte le regioni d'Italia e con i loro club. Abbiamo presenze dal sud e dal nord, dall'est e dall'ovest. Un'iniziativa non solo di solidarietà ma anche volta proprio a sostenere l'arte e la cultura all'interno della nostra regione. Beh, assolutamente anche questo, perché soprattutto la nostra regione Veneto, Venezia, candidata a capitale europea della cultura, ha bisogno di iniziative che parlino di cultura, che facciano cultura e che soprattutto allarghino il concetto di cultura non solo partendo dalla grande città di Venezia ma all'entroterra Veneto. A dare vita a questa rappresentazione della Traviata sono stati l'orchestra e il coro del Teatro La Fenice, con la direzione di Diego Mateuz, con la regia di Robert Carson e con le voci dei cantanti Sabrina Vianello, Iorio Zennaro, Armando Gabba, Luca Dall'Amico e Matteo Ferrara. Per l'occasione, prima dello spettacolo, sono intervenuti 13 governatori dei distretti Rotary d'Italia. Per Giorgio Poddighe, governatore del distretto 2080 del Rotary, quindi zona che comprende Roma, Lazio e Sardegna. Ecco, dalle vostre parti come sostenete questo importante progetto sulla poliomielite? Il Rotary appunto combatte con l'UNICEF, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'eradicazione della polio. Sono rimasti soltanto 3 paesi endemici al mondo, il Pakistan, l'Afghanistan e la Nigeria, dove rispetto all'anno scorso, proprio grazie all'intervento dei rotariani e delle attività promosse anche grazie con queste iniziative, appunto si è sensibilmente ridotto il numero dei casi di poliomielite. Noi come distretto 2080 affianchiamo anche questa iniziativa con altre attività. In particolar modo, ecco, c'è un appuntamento, un arrivederci al 23 febbraio a Roma, quando invece di illuminare un monumento come abbiamo fatto nelle scorse edizioni, appunto entreremo invece nella casa degli italiani, nel Quirinale, restaurando il salottino del Don Chisciotte, rendendolo fruibile a tutti gli italiani, e questo sarà anche un altro piccolo pezzo per combattere la poliomielite nel mondo. È un distretto che vanta anche la grande tradizione di questa grande operazione internazionale della Polio Plus, la quale nacque da una iniziativa proprio di un club del nostro distretto, quello di Treviglio, alla fine degli anni 70. E poi si è espansa tutto Italia e poi tutto il mondo. Quello che diceva il governatore del 2042 è importantissimo, perché dimostra come dal progetto individuale di un rotariano si possa fare un progetto prima distrettuale e poi internazionale. Quindi la forza operativa del nostro sodalizio, del Rotary, è proprio che mette al centro i social club e il sogno che ciascuno possa fare qualcosa di veramente grande per tutti. E questo di sconfiggere la polio è un progetto veramente grande, ci stiamo riuscendo dopo aver lavorato con tenacia dagli anni 70, ma come progetto internazionale dall'85, quindi ci riusciremo perché siamo determinati. Siamo qui per iniziativa dei 13 governatori italiani che hanno naturalmente assieme
realizzato questa serata spettacolare ormai da un anno e mezzo, e per una finalità straordinaria che è l'eradicazione della polio. Peraltro nel bicentenario verdiano, quindi noi diciamo festeggiamo una prossima eradicazione della polio, ma anche la grandezza della musica di Verdi. In un tempio della musica come questo siamo estremamente felici di vivere una giornata così. Questo significa anche essere rotariani. I 4.200 rotariani della Sicilia, una parte degli oltre 40.000 rotariani italiani, in effetti con le loro quote mensili, la gente deve sapere che contribuiscono al costo materiale di produzione della fialetta della polio, che poi viene distribuita dalle altre organizzazioni sanitarie, che a noi non compete, però il costo di produzione è interamente stato da sempre coperto da noi. Una di queste iniziative è la Polio Plus, forse la più evidente perché è globale, ma certamente le nostre iniziative coprono 360 gradi e soprattutto aiutano in questo momento di grande crisi economica ma anche di valori il territorio, quindi i territori in cui siamo insediati. Subito dopo la Seconda Guerra Mondiale oltre 750 milioni di dollari sono stati investiti dai Rotary per la più grande organizzazione non governativa di scambio di giovani e di borse di studio, e questa è una forma che sicuramente è un investimento per i nostri giovani. Dalla Francia anche Jacques Di Costanzo, che è? Sono direttore della Rotary Internazionale, sono al board del presidente internazionale Ron Burton e vengo a Venezia per vedere alla Fenice la Traviata per l'eradicazione della poliomielite per il Rotary Internazionale. Sì, grande soddisfazione per voi. È una grande soddisfazione, sono molto molto fiero delle cose che fanno le italiane per le cose del Rotary International. Per tutta la giornata intanto i giovani rotaractiani hanno promosso la campagna End Polio Now, fornendo informazioni in un gazebo collocato in campo San Bartolomeo nei pressi del ponte di Rialto. È andata molto bene, ci hanno chiesto molte informazioni riguardanti il club, le sue attività. Abbiamo avuto anche molti incontri con club oltreoceano e anche con una ragazza di Taiwan, quindi è stato un bello scambio culturale ma anche amichevole. Le iniziative del Rotary per sostenere questo importantissimo progetto, Polio Plus, naturalmente non finiscono qui. Le iniziative del Rotary nel progetto antipolio della Polio Plus mondiale sono moltissime. Qui in Italia ne vengono fatte anche in altre regioni. Direi che questa che facciamo oggi è l'unica che è sinergica e che raccoglie veramente un'impostazione che comprende tutti i Rotary d'Italia.